No, no, lei ha sempre rivendicato una cosa che di fatto tra l'altro la fa essere molto amato dalla gente, cioè io sono come voi, io non sono uno che politico è entrato in una stratosfera, sono rimasto una persona normale. Beh, un italiano se gli capita di avere una grana con la giustizia ti fa processare, perché lei non preferisce fare quello? Farsi processare e dimostrare che ha ragione, per carità. No, ma perché quello che ho fatto l'ho fatto da ministro, non da Matteo Salvini, e sarebbe giusto che se uno, è come se uno, un dentista venisse processato perché... toglie una carie, guardi, è il mio lavoro togliere la carie, se lei non si voleva far togliere la carie invece di andare dal dentista andava dal dermatologo. Il ministro dell'interno ha come obiettivo, non come diritto, come dovere difendere la sicurezza e i confini del suo paese. Punto, evitare che l'Italia diventi un enorme campo profughi. Scusi, ma se un magistrato pensa che lei l'ha fatto violando la legge, non ha anche lui il diritto di processarla? E andremo a processo, mi vede preoccupato. Mi spiace che ci siano... questa invasione di campo, ma figura, adesso sono un sequestratore di persona? Mi mandano in carcere per sequestro di persona? Ma ride tutto il mondo, ma ride tutta Italia. Mi spiace che si perda tempo e denaro pubblico per queste inchieste, però poi se Di Maio cambia idea, mi dice una cosa, lei mi ha appena detto che ci sono molte inchieste su di lei in giro, lei pensa che c'è un attacco dei magistrati su di lei? No, non sono un complottista, però... Vedo che Trump negli Stati Uniti sta occupando le sue giornate perché è in stato d'accusa, perché anche lui è un traditore. In Israele Netanyahu, anche lui ha un tot di inchieste, ovviamente sono persone più importanti di me, sia l'uno che l'altro. Io nel mio piccolo sto Quindi lei impegnando... come Trump e Netanyahu, no, sta dicendo. Io nel mio piccolo sto dicendo, ho le procure di mezza Italia che stanno indagando per sequestro di persona, abuso d'ufficio, diffamazione, istigazione a delinquere, scusi, riciclaggio. E se le dicessi invece che lei è un po' come Renzi, cioè che in questa fase lei ha voglia di affermare il primato della politica sulla giustizia, che è un po' quello che ha cercato di fare Renzi, per una questione molto diversa naturalmente, insomma si sente affine a quella impostazione. I magistrati non devono fare invasioni di campo. Ma questo non lo dice Salvini, questo lo dice la Costituzione. Che ci sia la separazione dei poteri. C'è un italiano davanti al televisore, non dico che ha votato Lega, ma che ha votato qualunque altro partito, che quando ci sono state le elezioni sapeva che Matteo Salvini, qualora fosse andato al governo, avrebbe fatto tutto il possibile per bloccare gli sbarchi. E era un mistero per qualcuno? Era una cosa fatta di nascosto? No, però l'obiezione lo sapeva il mondo. Diciamo che la difesa dei confini tenendo 130 disgraziati sulla nave non era esattamente questo il punto cruciale. Ma diciamo. A furia di far sbarcare 130 disgraziati alla volta, il Mar Mediterraneo è diventata un cimitero a cielo aperto con 6.000 morti, 6.000 cadaveri. A furia di dire, ma sì, facciamo arrivare, facciamo sbarcare, facciamo comunque partire. Faccio una domanda.